Buongiorno a tutti, da Sanremo a Radio Incontro Terni con Maurizio Pirovano. Ciao Maurizio. Ciao ragazzi, ciao Radio Incontro Terni. È un piacere ancora anche quest'anno trovarvi. Esatto, perché ci siamo ritrovati dall'anno scorso. Sì. Allora Maurizio, tu già ci hai parlato di te l'anno scorso, però rinfreschiamo un pochino la memoria. In realtà è partito, l'anno scorso ci siamo visti con Passo dopo Passo, che era l'ultimo singolo di quello che è stato il mio quinto disco, Il Tempo Perduto. Oggi presento, proprio siamo arrivati all'ultimo secondo, è finito settimana scorsa, presento il nuovo singolo che anticiperà e poi il disco in uscita a settembre 2020. E il singolo si chiama Nell'anno del Signore. E di cosa parla? Ma è una lettera dal fronte della Prima Guerra Mondiale. Ogni tanto mi chiedono: ma perché hai fatto una cosa così lontana? Perché fondamentalmente in realtà è apparentemente lontana. Io penso che sia un periodo in cui abbiamo scordato che in realtà fondamentalmente quello che noi, tutto quello che la libertà che abbiamo è stata conquistata poi da dei ragazzi che si sono messi in trincea, non sapevano neanche per che cosa, e ci hanno regalato quello che ci permette poi di vivere la vita che facciamo. E noi dovremmo ricordarlo, perché la libertà non è mai una cosa scontata. E poi faccio sempre questa domanda, perché è una cosa che appare, nessuno sa in realtà, non ha una minima idea di quanti sono state le lettere spedite dal 1914 al 1918, in tutta la Prima Guerra Mondiale. Spara un numero. Insomma, sono tante. Sono quasi 29 miliardi. 29 miliardi, ragazzi, 29 miliardi vuol dire una cosa, che se mettete una lettera al fianco all'altra, il paragone è, da Roma a Oslo potete arrivarci con le lettere. Ecco, io penso che dei ragazzi che erano semi analfabeti, nel momento in cui più solo, che è quello in cui non sai se domani vivi o no, hanno cercato una cosa che dovremmo fare noi oggi, continuare a comunicare, a cercarci. Invece abbiamo telefonini, abbiamo cellulare, abbiamo tutto, ma in realtà siamo sempre più isolati. Dovremmo imparare da loro. Ecco, nel momento più solo dell'essere umano ha cercato un altro essere umano, con le lettere. Nell'anno del Signore parla di questo. Benissimo. La musica è la tua? La musica è sempre mia, io sono un cantautore, come dico io, come dico la mitica, come ci diciamo con la mia etichetta, i cantautori sono quelli che non sono mai di moda, ma non vanno mai fuori moda. Perché quando cerchi qualcosa in te stesso, poi vieni a cercare noi. Sui social ci sei, mi ricordo. Ci sono, Maurizio Pirovano, il mio faccione. Mi trovate su Facebook, sul mio sito ufficiale mauriziopirovano.com, su Instagram, tutto quello che volete. Però ricordatevi una cosa: se venite a trovarmi, lasciatemi scritto quello che era la vecchia letterina e ditemi cosa pensate delle mie canzoni e cosa vi hanno lasciato. Per me è la cosa più importante. Assolutamente. Sogni nel cassetto? Sono evoluti dall'anno scorso, sono gli stessi? Ma io dico sempre, ogni volta che faccio un disco voglio che sia il migliore che ho fatto fino adesso. Sono convinto che il fatto di essermi comunque affiancato a una persona come Lorenzo Cazzaniga, uno che ha venduto 150 milioni di dischi nel mondo, aver registrato in Alari a Milano, dove registrano attualmente Baglioni, Negramaro, così, abbia fatto la differenza. Secondo me questo è un gran disco, lo dico, assolutamente. Per me, lo dico per me, poi spero che lo sia anche per gli altri. Va bene Maurizio, allora ti ringrazio tanto, ti faccio un grande in bocca al lupo, te lo rinnovo e grazie. E poi speriamo di vederci l'anno prossimo e vi faccio buon lavoro e grazie ancora a tutti, perché noi specialmente piccoli o comunque indipendenti abbiamo bisogno proprio della vostra voce, Del vostro servizio, perché almeno riusciamo ad arrivare sempre più persone. Grazie mille. Volentieri. Ciao, grazie.